Al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi prosegue con continuità l'attività espositiva. Oggi, domenica 15 giugno, Vittorio Guidi, che vedete al mio fianco, inaugurerà fra qualche minuto un'altra mostra personale. Ve ne abbiamo proposta una un paio di settimane fa, quella della pittrice fiorentina Anna Cecchetti. Adesso un'altra pittrice, nata a Roma ma ormai fiorentina d'adozione, Anna Maria Maremmi, fra qualche minuto proporrà le sue opere nella mostra Il silenzio e le visioni. Come la precedente mostra di Anna Cecchetti che avevamo proposto ai nostri telespettatori, anche questa ha una seconda sezione che fra qualche istante vi proporremo all'interno del Logos Hotel che si trova nella vicina via Mazzini, quindi praticamente a 100 metri poco più dal museo. Ma di questa mostra e degli eventi che promuove non solo il Museo Ugo Guidi, ma anche l'Associazione Amici del Museo Ugo Guidi, ci parlerà ora Vittorio nel suo intervento, invitando i nostri telespettatori a venire a visitare questa mostra che si concluderà il 29 giugno, quindi questa cadenza bisettimanale mi sembra venga rispettata, Vittorio. Sì, soprattutto nel periodo estivo noi abbiamo una programmazione appunto che rispetta pienamente queste cadenze e mentre nel periodo invernale la cadenza è mensile. E abbiamo questa programmazione che vedrà poi dopo l'Anna Maria Maremmi impegnati una mostra di una collettiva di artisti proposta dall'Associazione 820 di Pistoia, in cui avremo degli artisti toscani e non, e poi avremo una scultrice e infine un fatto nuovo interessante è che siamo stati contattati da un'associazione che ci porterà una quindicina di artisti che vengono dall'Abruzzo, quindi siamo estesi su quello che è il territorio nazionale. Questa mostra sarà accompagnata, è accompagnata perché il catalogo è già stampato, da un catalogo pubblicato proprio dal Museo Guidi. Sì, abbiamo la fortuna, quest'anno abbiamo piano piano la nostra crescita ha fatto sì che usciamo anche con le edizioni del Museo Ugo Guidi e questa fortunatamente è la mostra numero 5 che presenta appunto questa edizione e quindi anche qua si crea una piccola biblioteca di supporto a quella che è l'attività del museo stesso. Dal Museo Ugo Guidi ci siamo spostati al Logos Hotel, quindi a poche decine di metri, per la presentazione della seconda sezione della mostra. Sarà il professor Lodovico Gheirut, critico e storico dell'arte, fra qualche minuto a presentare al pubblico le due sezioni della mostra e soprattutto le opere recenti, alcune delle quali sono proprio qui posizionate alle nostre spalle. D'altronde Anna Maria Maremmi si è sempre caratterizzata per la ricerca, per la sperimentazione, per la voglia di migliorarsi. È un'artista molto tenace, molto determinata, con delle fondamenta solide perché parte dal disegno e nel disegno ha dato già ampia prova delle sue qualità. Ma infatti io, guarda, io la conosco da diversi anni e sono rimasto colpito diversi anni fa proprio alle Giubbe Rosse quando ho visto dei suoi disegni molto 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 belli. E la sto seguendo da diverso tempo e posso notare una crescita esponenziale, però questa ricerca profonda, questo lavoro che lei sta facendo, un lavoro molto interessante. Lei lavora, oltre che col disegno, lavora soprattutto con l'olio. Ecco, però io vorrei iniziare questa brevissima conversazione e mi scuso se ti chiedo di essere paziente, leggendo una poesia. Una poesia. Stamane mi sono alzato, mi sono messo a leggere delle poesie, a riflettere su molte cose e allora ho scritto la presentazione per oggi. C'è una poesia che dice: vivete in un tratto, artista è comprendere, creare e maturare, come l'albero sta sereno nelle tempeste di primavera senza apprensione. Senza apprensione che l'estate possa non venire, l'estate viene solo ai pazienti. Perché dico questo? Perché questa è una poesia di Marta Gerut, mia figlia, che non c'è più. Perché una delle doti di Anna Maria Maremmi è proprio la pazienza. Io credo che la pazienza sia una dote importante per qualsiasi artista, pazienza nel lavorare, nel disegnare, nel fare, nel creare, nel dire, del donare. Io penso che questa mostra alla Casa Museo Ugo Guidi e qui al Logos Hotel sia importante per Anna Maria Maremmi perché diciamo pure che
le apre la porta ufficiale in un luogo storico. Qui hanno lavorato tutti e tantissimi hanno fatto proprio il tema, hanno estrinsecato il tema del cavallo, uno dei suoi temi, anzi credo forse il tema portante assieme a quello dell'acqua e quello del vento e della figura femminile. La figura femminile. E qui hanno lavorato Marino Marini, ha lavorato Ernesto Treccani, Arturo Dazzi, e poi Henry Moore, e molti di questi scultori e pittori hanno affrontato e risolto questo tema del cavallo. Il cavallo cos'è per Annone Maria Maremmi? È soprattutto il cavallo femmina, è l'impeto, la femminilità, è la sensualità, ecco la sensualità. È un messaggio, quello di Anna Maria Maremmi, interessante, serio e direi molto onesto. Ed eccoci al gran finale con Anna Maria Maremmi, mentre alle nostre spalle il pubblico sta aspettando la presentazione ufficiale da parte di Lodovico Geirut, quindi dobbiamo essere telegrafici, ma ovviamente non possiamo non fare alcune domande importanti a Anna Maria Maremmi, che i nostri telespettatori ricorderanno in alcuni servizi dedicati alle sue mostre personali, uno nell'archivio storico del Comune di Signa, un'altra al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, un'altra ancora allo storico Caffè Letterario Le Giubbe Rosse, presentata dalla critica d'arte Roberta Fiorini, che i nostri telespettatori, venendo qui al Logos o al Museo Guidi, troveranno con un suo scritto all'interno del catalogo. Poi ci sono altri scritti, come quello di Alberto Gavazzeni, che ricordo forse è stato il primo critico che ti ha presentato ai nostri telespettatori, alla sala da tè, e poi mi sembra anche al West Florence Hotel di Campi Bisenzio. E poi ci sono testi di Daniele Menicucci, altro critico ben conosciuto dai nostri telespettatori, che ha seguito in varie mostre, anche in mostre collettive, Anna Maria Maremmi. Intanto direi di iniziare dal titolo, Il silenzio e le visioni. Perché hai scelto questo titolo? Questo titolo l'ha scelto il professor Geirut. Io gli ho chiesto anche perché, dice, te hai delle visioni, i tuoi quadri suscitano delle visioni che nascono nel silenzio. Sono visioni oniriche, perché oniriche, soprattutto esatto, gli ultimi soprattutto, quadri sono, ecco, molto caratterizzati in questo senso. Effettivamente sì, sono ho dato parecchia... Sei spostata dal realismo a questo mondo onirico sognato? Mi sono trovata a guardare delle cose, ho cercato una concentrazione nei soggetti che avevo già fatto, i cavalli, le figure, e ho cercato, mi hanno suggerito questa astrazione quasi di sogno, ecco, da sogno, ecco che piano piano, che poi è un'evoluzione dalla figura della donna con il cavallo, dal cavallo alla figura, alla donna con il cavallo, e poi impostarli in una dimensione, diciamo, più sognata. Ecco. A queste due icone della tua arte, il cavallo e la donna, però sei rimasta, anche se è cambiato il contesto che li ospita, sei rimasta sempre fedele fino dagli esordi. Sì, ho cominciato nel 70. Perché hai scelto questi due simboli? La donna, il suo universo, perché poi la donna l'ha indagata. Sì, l'ho fatta nell'archivio storico come maschere, come mistero, certo, come figura così. Perché sono partita dal cavallo? Perché per me il cavallo rappresenta quello che c'è di bello nel maschile. Quello, quindi il prototipo della bellezza. Il prototipo della bellezza, e poi più che altro perché per me rispecchia molto la natura che mi piace ritrarre. Quindi la forza della natura, anche la forza positiva, perché la natura ha anche delle forze negative. Ma anche pulita, quasi ancestrale, perché il cavallo, l'unicorno risale alle leggende, questa è una figura arcaica. E questo che poi da lì... Ecco, ha dato il silenzio, tu sei riuscita a trasmetterlo a chi guarda il quadro in maniera incredibile, in maniera magica, perché i cavalli al galoppo soprattutto non si confanno molto con il silenzio. No, questo però credo però di avere, sembra che questi, attraverso questi cavalli al galoppo, uno è proprio di fronte alla nostra postazione, attraversino in silenzio la tela. Esatto, quello volevo, perché ho cercato di entrare anche dentro lo spirito, di rappresentare un qualcosa, cioè questi cavalli che escono dalla tela e entrano nella tela, ti passano davanti agli occhi come una visione. La donna, ecco, perché sempre e solo la donna, l'uomo non c'è mai, che poi il compagno quotidiano di tantissime donne. Ma la donna forse l'ho identificata un po', perché come anche come natura,
sempre ritornando al tema della natura, è una, in certi quadri viene quasi come rappresentata come matrice del mondo, ecco, più che altro per quello. Allora, questa mostra è un punto d'arrivo importante nella tua carriera, perché insomma lo vedranno i nostri telespettatori sia dalle immagini del Logos Hotel dove ci troviamo in questo momento, uno degli alberghi più importanti dell'intera Versilia, sia dal Museo Ugo Guidi, che è diventato uno dei luoghi di culto per chi ama l'arte, per chi ama la Versilia, il marmo, la scultura. Quindi, con una citazione che mi è... Ecco, no, dicevo, è un punto d'arrivo, ma come per ogni artista i punti di arrivo sono solo dei punti di ripartenza. Sì, questo senz'altro. Quindi, hai già dei programmi a cui lavori? Senz'altro con il professor Gherot mi ha già, diciamo... Poi tu hai una radice importante, qui in Versilia ci trascorri tanti mesi. Sì, sì, a me piace, e mi volevo rifare quello a una cosa che mi ha ispirato, non oggi con la giornata di oggi che è piuttosto grigia, ma una frase mi ha tanto colpito di Carrà, e dice che la luce della Versilia, la luce della magia della Versilia, rende magici i colori e le forme. Per ora però godiamoci questa mostra che inizia oggi domenica 15 giugno e si concluderà il 29 giugno 2014 all'interno del Museo Ugo Guidi e del Logos Hotel nella via Mazzini. E entrambe le sedi espositive sono aperte dal martedì, cioè il museo è aperto da martedì alla domenica dalle 18 alle 20, oppure su appuntamento telefonando a Vittorio Guidi al 348 3020 538. L'hotel Logos invece è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23.